Io resto a casa e ti consiglio un libro, perché uniti si vince. Perché uniti si vince. Perché uniti si vince. Queste sono le parole d'ordine. I nostri slogan. Ci guida la voglia di continuare le nostre attività. Nel pieno rispetto del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Lo facciamo seguendo il nostro statuto e gli obiettivi che abbiamo scelto. Fondando e aderendo all'Associazione Senza Barcode. E la grande e immensa voglia di stare insieme. Oggi più che mai. Oggi più che mai. Oggi più che mai. Ognuno lo fa con le proprie competenze, conoscenze, capacità e mezzi. La rassegna letteraria 6 senza barcode continua. Anzi, si alimenta. Stiamo organizzando una serie di presentazioni letterarie online, una videochiamata, la registrazione integrale della presentazione, la promozione, l'evento. Tutto come se fossimo in un luogo fisico, tutti uniti. Se sei un autore o un editore, se vuoi partecipare alla nostra iniziativa e dare così anche ad altri che come noi sono costretti a restare a casa, seguici e partecipa. Basta inviare una mail a info@senzabarcode.it. Entriamo in contatto. Entriamo in contatto. Entriamo in contatto. Siamo arrivati al terzo appuntamento con la rassegna letteraria 6 senza barcode online. Dopo Simone Marchetti e Giulia 40 Provenzano abbiamo quello che è già un amico di Senza Barcode, lo sentiamo già in uno spazio della web radio per articoli liberi, lo abbiamo conosciuto nel 2014-2015, comunque diverso tempo fa, con la recensione di Api e Ghiaccio, uno dei suoi tanti lavori. Poi ci racconterà meglio la sua carriera. E Frank Iodice, benvenuto. Ciao Cella, grazie per questo invito e buongiorno a tutti gli ascoltatori, lettori di Senza Barcode. Si può dire, tu mi puoi dire benvenuta, perché sono arrivata a casa tua oggi, siamo entrati nella tua terrazza, sono felice di vedere innanzitutto che stai a casa, quindi rispetti alla lettera tutte le direttive, che hai un bellissimo spazio dietro di te, ma non sei in Italia. Oggi Senza Barcode ha proprio aperto ogni frontiera e stiamo a casa ma distanti. Dove sei? Sì, alla maison, potremmo dire. Sì. Sono in Francia e questa è una fortuna che abbiamo, ti ripeto, perché uno spazio verde, una riviera dove ci sono non è neanche un parco, è proprio campagna aperta, è la fine del paese, e quindi possiamo, non si incontra nessuno e si può approfittare per fare anche una passeggiata, per uscire, altrimenti per strada in città al centro non... No, assolutamente, anzi No. Il sindaco di Roma oggi è il 20 marzo, quindi tu verrai trasmesso nei nostri canali il 27, però ti posso dire che oggi 20 marzo il sindaco, molto arrabbiata, sì, arrivando da una passeggiata di controllo, diciamo così, da un giro di controllo al parco della Caffarella, ha dovuto rimarcare ulteriormente la presenza non solo di persone che stavano correndo, ma gente che bivaccava, prendeva il sole, faceva i picnic. Ecco, l'ignoranza la fa assolutamente da padrone, questo è bruttissimo. Mi auguro che in Francia non sia così, anche se purtroppo tutto il mondo è un po' paese. Sì, è ovvio che succede dappertutto, è questione di vivere civile, trovi questo tipo di ignoranza dappertutto. Non perché ci sono gli italiani dappertutto, però. Beh, l'abbiamo detto prima, perché ci sono italiani ovunque. Comunque era una buona. È una buona giustificazione. Allora, parliamo di libri oggi, parliamo di te come autore, perché tu hai scritto moltissime cose, ma mi piacerebbe insieme fare un po' dall'inizio del tuo percorso di autore, scrittore e anche quasi editore, dico tra virgolette, ma perché a un certo punto un diciottenne di Salerno prende e decide se ne va dall'Italia e che cosa scrive? Sì, l'inizio è proprio così, 18 anni più o meno, anche prima facevo stagioni fuori, scappavo via,
da un'esigenza lavorativa all'inizio, ovviamente, per trovare lavoro, per trovare una sistemazione migliore, per formarsi anche come persona, poi venendo anche da una famiglia di emigranti, i nonni hanno vissuto in Venezuela per metà della loro vita, mia madre è nata lì, sono tornati in Italia quando lei aveva 15 anni, quindi fin da piccoli siamo cresciuti sempre con quest'idea del partire un po' come un qualcosa di naturale. E infatti a 18 anni, appena possibile, ho fatto le valigie e sono scappato via, sono partito. In partito sono stato soprattutto negli Stati Uniti per molti anni, anche in Francia, sono i due paesi in cui ho vissuto più tempo, tuttora vivo in Francia, ma ho vissuto anche in Spagna e in un non luogo che sono le navi da crociera, perché ci vivevi per mesi e mesi, e quindi era come se fosse un paese extranazionale, come dire. Sì. E questa è un po' l'esperienza lavorativa, l'esperienza di vita, e ovviamente quella letteraria è parallela, ne è una conseguenza o il contrario, non si sa ancora. E quindi dicevi dei libri, di molti libri che ho scritto in questi anni, a seconda del periodo. Però ce n'è uno in particolare che dà il là a tutto quanto. Sì. Sì, è il più breve che tra i vari libri che ho scritto e che ho pubblicato, e paradossalmente penso sia anche il più importante, perché è legato ad un discorso anche sociale, ad un messaggio molto, molto importante per i giovani, soprattutto, che è Il breve dialogo sulla felicità. E ti racconto brevemente un po' la genesi di questo, certo, di questo testo, perché nella genesi, diciamo così, nella gestazione proprio di questo lavoro si ritrova poi anche tutto il senso che è veicolato poi nel messaggio finale, ovvero un viaggio così improvvisato, impulsivo, in Uruguay, dopo aver ascoltato per la prima volta i discorsi del presidente Popolo, Pepe Mujica, in particolare il discorso alle Nazioni Unite nel 2012, quello in cui all'improvviso, per la prima volta, o forse una delle rarissime volte in vita mia, ho sentito un politico, un capo di Stato, invitare i cittadini, il popolo uruguaiano, ma si rivolgeva comunque a tutti noi in generale, a lavorare di meno, a godersi il proprio tempo libero, perché è prezioso, perché il tempo è la cosa più preziosa che abbiamo, e a vivere in maniera semplice, in maniera libre di equipages, senza valigie, bagagli al seguito. E perché lo scopo finale dell'essere umano, il motivo per cui è nato, è essere felice e nient'altro. Allora, dopo aver sentito questo discorso, io, come penso tantissime persone al mondo, ho avuto questo impulso, questa voglia di incontrarlo, di conoscerlo. Ho detto: no, quest'uomo io lo devo conoscere, devo parlare, guardarlo negli occhi, perché già vedevo in lui il personaggio della mia storia, di quello che avrei scritto in futuro. E così sono partito con due lire in tasca, perché più di due non ne avevo, non è che è stata una scelta, ma sono stato obbligato. Però ho avuto la fortuna di incontrare persone che hanno sostenuto questo progetto. E all'epoca pubblicavo, vedi, il romanzo che avete pubblicato, che avete recensito voi, Le api di ghiaccio, con Lupo Editore, un piccolo editore del sud, che poi purtroppo ha chiuso, e lui stesso, insieme alla sindaco Ada Fiore, che è la sindaca di Corigliano d'Otranto, che è un paese della Puglia che è denominato il paese della filosofia. Che meraviglia. E loro due insieme hanno di loro iniziativa sostenuto il mio viaggio. Più che altro grazie a loro ho potuto comprare il biglietto di ritorno, altrimenti non avevo idea di come fare a tornare in Europa. E niente, sono stato lì diversi mesi, dapprima con l'idea di incontrare il Peppe e parlare con lui, però stando lì poi ho anche scoperto che era più bello parlare anche con gli anziani del posto, con le persone reali dei quartieri, del barrio sud, del barrio Palermo, insomma delle zone dove lui aveva vissuto da giovane, dove aveva combattuto nelle truppe Tupamaros, che era l'organizzazione un po' della famosa ribellione dell'epoca di Montevideo, e quindi
tutte queste testimonianze poi sono diventate le scene vere e proprie del racconto, del breve dialogo sulla felicità. Soprattutto l'esperienza più forte è stata quella nei Canti Grilles, che sono un po' come le favelas brasiliane o argentine, lì si chiamano Canti Grilles, sono in effetti le zone più povere dove i bambini vivono in condizioni disagiate, ma molto più disagiate di quello che definiamo noi disagiato qui in Europa. E mi hanno talmente ovviamente impressionato che sono stati poi loro l'oggetto davvero della mia ricerca e dello scopo di questo lavoro. Dico questo perché una volta scritto il libro, incontrato anche Mujica, parlato con lui, avuto la sua benedizione, il suo in bocca al lupo, eccetera. Mi ricordo la patta sulla spalla che mi ha dato e mi ha detto: suerte Pietro, buona fortuna vecchio mio. E poi mi ha detto una frase molto importante che mi rimarrà sempre impressa, è che appunto tutto inizia nelle scuole. Quindi questo mi ha acceso una lampadina, mi ha fatto capire dov'è che io dovevo andare a consegnare, dove era mio dovere consegnare questo testo. E all'inizio, un po' in collaborazione con quello che è il Ministero dell'Istruzione uruguaiano, si chiama ONU, e un po' poi per fatti miei, perché non ho avuto poi nessun sostegno, diciamo così, concreto da parte di alcuna istituzione, ho iniziato a scritto questo testo in spagnolo all'inizio, l'ho pubblicato presso la Biblioteca Nazionale dell'Uruguay a Montevideo. E poi dopo diversi mesi passati anche in Argentina per fare altra esperienza, per arricchirmi anche di altri posti, di altre voci, altri personaggi che ho incontrato, altre persone che ho conosciuto, sono tornato in Europa. Una volta tornato a Nizza ho tradotto in inglese e in italiano, mi sono autotradotto nella mia lingua madre, che ormai è diventata una sorta di lingua straniera. Adesso sembra naturale il flusso, ma in effetti sto pensando come se parlassi una lingua straniera, un processo un po' strano. E vivendo tutti quelli che vivono all'estero per tanti anni capiscono di cosa parlo, perché certo. È un corso davvero linguistico che si viene. In effetti è una delle rarissime volte in cui sto parlando in italiano adesso con te. Più che altro lo scrivo, che però scriverlo è diverso, è un flusso diverso, però per parlarlo è una sensazione strana, vedi? E quindi ho tradotto in italiano e in inglese, e successivamente, grazie a alcuni professori della Florida State University, dove ero successivamente impiegato come teaching assistant, cioè praticamente facevo un programma di studio e di un master in Italian Studies e di anche insegnamento, avevo proprio dei corsi. E questa è stata un'esperienza molto importante, perché in quel periodo ho messo, come dire, ho raffinato la forma del mio inglese, che non è ovviamente pari a quella italiana e spagnola. E grazie ad alcuni professori, in particolare Irene Giannini Corvi, e italiana che lavora lì, e Lisa Locamiglia, bravissima professoressa di cultura internazionale, di lingua, in cui ho fatto dei corsi davvero molto interessanti, anche di traduzioni, un seminario sulle traduzioni, eccetera, eccetera. Insomma, si sono uniti a me, questi sono solo due esempi, ma nel corso di questi anni tantissime persone che si sono appassionate a questo progetto e l'hanno sostenuto e lo hanno promosso a loro modo. E ad esempio la mia traduttrice in francese, Felicia Lignon, con cui poi ho fondato Articoli Libri, di cui magari parliamo dopo, e tantissime di queste persone hanno fatto sì che il breve dialogo sulla felicità diventasse un progetto, appunto, per tornare all'inizio di questo discorso, più importante rispetto ad altri romanzi, altri scritti che ne altri dicevo pubblichiamo, sì, siamo felici, ce la cantiamo con gli amici, con i parenti, facciamo leggere alla mamma, alla fidanzata. Sì, poi magari guadagniamo anche 4 soldi a fine anno con i piccoli diritti d'autore dei giusto piccoli 4 editori. Soldi anche 2, guarda, perché sappiamo benissimo che se non pubblichi certo. Un grosso editore non ci puoi né vivere né trarre neanche un'ombra di stipendio, per cui il motivo per cui scriviamo qual è, mi sono chiesto, diamo un senso davvero a quello che facciamo, no?
E io l'ho trovato nei giovani, nelle scuole, ho iniziato a girare d'impulso così, ho stampato le prime 1000 copie a spese mie e poi abbiamo fatto un crowdfunding e abbiamo stampato in tutto 2 volte 4000 copie, quindi fanno quasi 10.000. E del primo pamphlet che volevo farti vedere, certo, non so se ci riesci. Sì, si vede molto così. Bene. Ed era piccino così, in questo formato fitto fitto per risparmiare soldi, per risparmiare pagine. Certo. Ed era questo il primo pamphlet che abbiamo stampato, abbiamo iniziato a distribuire così per le scuole d'impulso, ripeto, con l'idea di che diventasse una sorta di guida alla una piccola rivoluzione culturale tra i giovani. L'idea che se lo passassero così sotto i banchi, un po' come appunto qualcosa di vietato, di proibito, contro le istituzioni, contro le barbose lezioni di geografia. La mia materia più odiata era la matematica quando ero a scuola, quindi sono immaginato di nuovo io ragazzino a scuola a leggere roba del genere. E cosa c'è scritto? In fondo ci sono i messaggi del presidente che lui stesso mi ha dato il permesso di tradurre liberamente dallo spagnolo, ci sono alcune frasi sue. Fuse poi con le descrizioni e con i dialoghi fatti tra un vecchio e un giovane che si incontrano in un bar, che è il bar in cui io ho incontrato lui nella realtà, in cui abbiamo parlato davvero di persona, e il tutto è fuso in un dialogo un po' socratico. Infatti c'è proprio la figura di Socrate all'inizio, che è lì davanti alla Biblioteca Nazionale, c'è proprio una statua di Socrate, per cui da lì si inizia la narrazione e dà un po' la benedizione a tutto ciò che si dirà nelle pagine successive, per poi tirar fuori prima della fine del testo, insomma verso dei passi finali, la vera identità di questo vecchio, di questo giovane e il senso di questo dialogo, ciò che lui davvero impara, riesce a succhiare, a carpire dalle parole del vecchio. Si chiama per questo breve dialogo sulla felicità, perché non è nient'altro che appunto un breve dialogo sulla felicità. È appassionante, molto bella questa storia. Mi chiedo se oggi nel 2020 questo misto tra incoscienza e coraggio sarebbe ancora attuabile, cioè se oggi un ragazzo di 18 anni potrebbe ancora fare quello che hai fatto tu. Secondo te? Guarda, io la sensazione che ho, vedendo soprattutto il mio paese da fuori, che poi è anche una fortuna, nella sfortuna di stare lontani è anche una fortuna perché lo vedi più obiettivamente, noto forse che di anno in anno questo coraggio di cui parli si va sempre più perdendo, ma sembrerebbe che si perda, in effetti è come se fosse un po' annebbiato, un po' dimenticato, perché ci sono troppe distrazioni nel frattempo. E per riscoprirlo bisogna calmarsi un attimo, rallentare il ritmo, leggere ovviamente è una delle chiavi possibili, perché ti dà davvero un ritmo di vita differente che ti permette non solo una specie di apprendimento meccanico del discorso, del come esporre te stesso nel modo più incisivo e più magari diretto possibile, ma è anche davvero un riscoprire appunto i ritmi che c'erano una volta, e una volta c'erano molti più valori, e tra questi valori che c'erano c'era anche il coraggio di cui stiamo parlando. Chissà se questo virus in qualche modo... Sì, guarda, l'unica cosa positiva che io vedo in questa situazione tristissima, paradossale che stiamo vivendo, è appunto questo poter restare a casa e riscoprire quello di cui stiamo parlando. L'unica cosa buona che ha detto il presidente Macron nel suo discorso è stata quella appunto di dedicare questo tempo alla lettura, di approfittare e leggere un po' di libri, che non è un po' un luogo comune, perché ormai ci lucrano tutti sulla passione della lettura, tutti riescono perché è facile fare soldi e lucrare sul sogno di molte persone, di poveri idealisti che invece ci credono davvero, però senza fare luoghi comuni e senza divagare, fare i buonisti, davvero leggere è secondo me una delle chiavi, delle soluzioni possibili per
per ritrovare anche il coraggio della ribellione, soprattutto. Questo è un altro messaggio chiave che c'è in questo testo, ma alla fine un po' in tutti i miei testi. Ecco, parlaci anche degli altri, perché dal breve dialogo sulla felicità arrivano poi tanti altri titoli, sei a una ventina più o meno. Sì, una quindicina, ci sono poi raccolte di racconti, sì, alcuni sono inediti, un paio sono ancora inediti, uno è con un piede di là, un piede di qua, però ci siamo fermati adesso, perché non sappiamo ancora. Un agente letterario bravissimo di Roma che se ne stava occupando, mi dovrà far sapere, ma suppongo che ormai si dovrà attendere, giustamente, che passi questo periodo. Altri sono pubblicati con Eretica, una bravissima casa editrice del sud, delle mie parti, o con il Foglio Letterario di Piombino, Guardiano Lupi, un'altra bravissima persona che ho incrociato sul mio cammino. Sono tutti romanzi, guarda, scelta, dipende un po' dal periodo e da quello che mi passava per la testa, perché in ognuno si ritrova un po' una parte non solo dell'autore, ma anche delle persone che c'erano attorno a me in quel momento, perché poi sono diventate loro malgrado personaggi. Molti non lo sanno, alcuni invece l'hanno scoperto poi. Guarda, ad esempio, alcuni sono come quello che avete recensito voi, con il quale poi ci siamo conosciuti la prima volta, sì. Nel 2015, Le api di ghiaccio, sono testi un po' onirici, un po' davvero molto ispirati, molto sentiti, che raccontano una storia di personaggi tra il reale e l'irreale, che io poi ho incontrato casualmente. Ad esempio, il vecchio Pancrazio Farabos era nella realtà un anziano non vedente per il quale io ho fatto l'autista quando ero negli Stati Uniti, quindi è stato un mestiere già surreale di per sé, perché io non conoscevo la città, cioè ero appena arrivato, e lui però che era diventato cieco a 15-16 anni, quindi conosceva la sua città, il suo quartiere perlomeno, il blocco dove abitava, era in grado di dirmi dove andare, quindi era paradosso, era un po' come quel film di quel cieco e quel sordo che guidano, quella scena in cui guidano e l'uno dice all'altro dove. Però riusciva a vedere la città nuova con degli occhi nuovi grazie a te. Sì, è stato una specie di scambio incredibile, perché io avevo l'emozione di riscoprire un posto attraverso gli occhi, cioè di qualcuno che lo aveva visto però tanti anni prima, e tentavo di non, come dire, rovinare anche il suo ricordo, di tenere fede a quello che lui ricordava. Quindi okay. Anche se mi diceva che era davvero un gruppo di alberi magari sulla sinistra, alla fine di questa strada, questi alberi non c'erano più e c'era un palazzo, io gli dicevo davvero sì, che belli questi alberi, sono davvero alti, sono cresciuti in 20 anni, roba del genere. E poi comunque il romanzo parla di tutt'altro, quindi è giusto per farti capire un po' come da esperienze forti riesci a, come un canale di ingresso, un canale di uscita, come una specie di corrente che entra da una parte e esce dall'altra, riuscire a creare qualcosa, perché infatti è questo il punto. Se non hai una vita in qualche modo emozionante, in qualche modo ricca, piena, una vita piena, ecco come la definisce il vecchio del breve dialogo sulla felicità, se hai una vita in cui non riesci tu stesso a ricreare queste emozioni, poi non scrivi nulla, sei vuoto, oppure scrivi, oppure copi, oppure scrivi in maniera meccanica, in maniera, come dire, più fredda, più commerciale, cerchi i nomi dei personaggi su Google, fai cose schifosissime che oppure copi anche pezzi di racconti che gli autori mettono nei propri blog. Sì, questo è un consiglio un po' indiretto che potremmo dare anche a giovani scrittori o scrittori impegnati, appassionati, come spero di essere io, di diventare io un giorno da grande. E nel senso, voglio dire, ti faccio l'esempio del mio blog che curavo fino a poco tempo fa. E c'erano ad esempio estratti di alcuni libri, c'erano le novità dei libri in uscita. Da un lato mi sono guardato intorno, mi sono reso conto che tantissimi ragazzi, ragazze, giovani, la loro prima pubblicazione, la prima cosa che fanno, o addirittura forse in alcuni casi estremi prima ancora di pubblicare il loro primo libro, già hanno il loro sito con il loro nome .it.com. Quindi mi sono sentito un attimo in dovere anche di dare una sorta di messaggio di umiltà, di modestia, chiamiamola come la vuoi, togliendo quindi di mezzo quel sito.
perché ho voluto dimostrare che quello che c'è da fare appunto è scrivere, produrre libri, produrre letteratura, che poi rimarrà molto dopo la nostra piccolo, nostro piccolo passaggio su nel mondo. E l'insegnamento indiretto qual era? Ti dicevo di non pubblicarli questi estratti, ragazzi, perché i grossi scrittori delle grosse case editrici, spesso anche gli editor, spessissimo ti adescano via Facebook, via social, ti adulano, ti fanno tanti complimenti e poi vanno a spulciare tra le cose che hai scritto, notano che sono belle, che hanno del potenziale e non fanno altro che copiarle, poi tu te le ritrovi magari pubblicate a nome di un grande bestseller e ti chiedi che bravo questo scrittore, ci avevo pensato anch'io. Io un po' alla vecchia storia che avevo pubblicato io a puntate su quel blog anni fa, vorrei tanto un giorno anch'io diventare così bravo e pubblicare. Io no, ragazzi, voi siete già così bravi, lo siete già, soltanto che siete più ingenui, più impulsivi. Ecco, vedete se per caso c'è qualche estratto di qualche grosso editore, grosso autore di qualche libro importante che magari vince anche grossi premi in anteprima su qualche sito, non lo trovate, non c'è, c'è soltanto un estratto così di una trama e basta. Da qui si parte per questo ragionamento, poi senza fare polemiche, senza esagerare, lamentarsi eccetera, perché non ti ripeto. E quindi niente, il sito era non c'è più. Adesso mio fratello ha creato una pagina in cui c'è solo la mia biografia e le opere, giusto per... Lui ci ha fatto una battuta, ha detto nel caso ti succeda qualcosa non lo vedi e magari rimane un ricordo. Ho detto grazie, speravo che ci fosse alcun sito e che magari non incontrassi nessun teaser per i prossimi 40-50. E niente, quindi dicevamo. Allora io vorrei svelare un segreto a chi ci sta ascoltando e poi ci leggerà. Noi in realtà abbiamo già fatto ieri una bella registrazione, ma sono giorni un po' complicati, le connessioni si accumulano e non c'è stata registrazione. Quindi oggi ci stiamo ritrovando e ieri mi hai raccontato una cosa particolarissima che mi ha fatto molto sorridere, ma mi è rimasta impressa. Mi hai detto che, poi me la racconterai meglio bene tu adesso, però ci sono dei momenti in cui non sai se i tuoi personaggi fanno ciò che fai nella vita o se tu fai nella vita ciò che fanno i tuoi personaggi nei libri. Ed è molto bello, questo fa un po' l'idea dell'amico immaginario, no? Abbiamo l'amico immaginario e seguiamo quello che lui ci dice, però è di grande ispirazione anche, secondo me. Cosa ne pensi? Sì, adesso te lo racconto, poi però magari domani viene meglio. Speriamo domani, di non doverlo registrare di nuovo. No, domani lo chiedo io a te. Ah, ok. Bene. Guarda, è tutto nato da una battuta fatta da mio padre. Come sai, vedo i miei familiari molto raramente, quindi adesso sono 2 anni che non vado giù o su, dipende da come vedi la cartina. E in quell'occasione mio padre mi fece questa battuta qualche anno fa, mi disse: guarda, io non ho ancora capito perché scrivi questi romanzi, sono belli, sì, ok, perché lui poi è un giornalista, quindi ha un giudizio anche critico, che per me conta molto, non solo come padre, ma... E mi disse: guarda, non ho capito bene però una cosa, se tu scrivi questi romanzi perché ti succedono queste vicende proprio nella realtà, o se ti succede quello che ti succede perché lo hai scritto nei romanzi, cioè da dove comincia la realtà, dove finisce la letteratura, chiamiamola così. L'idea è quella, cioè l'idea, la spiegazione sta nel fatto che si crea una sorta di simbiosi tra te e i tuoi personaggi, perché a seconda del personaggio che stai descrivendo, che stai spulciando, che stai smembrando e guardando da tutte le angolature possibili nella tua storia, certo. Che tu, allora, ci sono molti autori che dicono spesso che scrivere è anche sempre un po' scrivere di se stessi ed è anche una sorta di autoterapia, di autoanalisi, ma non è solo così, perché tu analizzi davvero qualcun altro e poi ti senti con molta empatia, ti senti davvero trascinare nella sua vita, come se fosse la tua. Quindi succede che
Ti faccio un esempio: durante non so, la stesura di La folle vita di uno scrittore, Jean Rossignol, mi sentivo un po' Jean Rossignol, e quindi andavo in giro e ero più giovane, cioè, avevo 25-26 anni all'inizio, quindi un po' più matto, e allora che ne so, andavo in giro e rimorchiavo senza ritegno, perché faceva così, allora mi sentivo diciamo il signore che era in me. Altre volte, ad esempio, ci sono altre storie come Un perfetto idiota, in cui il protagonista è un vecchio guardiano notturno con la passione per la lettura e con il sogno di aprire una biblioteca per bambini. Mi ricorda qualcuno. E lui mi è medesimato al 100%, perché ho davvero trasferito tutta la mia carriera stessa, che è iniziata forse proprio con quello scopo, con quell'ambizione, con quella voglia di trasmettere ai giovani e ai bambini soprattutto questa passione, e quindi mi sentivo più umile, più a parte, più come dire, introverso, molto disilluso, insomma tutte le caratteristiche che io stavo ricreando in questo personaggio me le risentivo addosso. E allora questa è una sorta di sdoppiamento, una sorta di simbiosi che tu hai. Ed è una bella cosa, perché poi succede di rimando che quando ti ritrovi in un periodo buio, in un periodo in cui non stai scrivendo nulla, ti senti anche tu svuotato, ed è come se non avessi davvero una personalità, è come se tu fossi fuori dalla carta, come se la tua vita fosse bianca, fatta di righe bianche. E questo mi riporta al discorso che facevamo ancora ieri della crisi postparto, no? Di quando abbiamo concluso di scrivere, io in numero infinitamente minore, perché i miei lavori sono molto meno, e sono sicura non hanno lo stesso valore dei tuoi, perché io sono molto ammirata da ciò che hai scritto, dal come lo hai scritto e da quello che fai, da articoli liberi e tutto il resto. Tu sai quello che penso della vostra associazione, ma quando si finisce di scrivere un libro, aspetta che qua Skype è impazzito, quando io finisco di scrivere un libro ho una vera e propria crisi, quando lo invio all'editore, quando c'è il visto, si stampi, quel momento che odio profondamente, quando mi torna il testo, lo devo rileggere per la millesima volta, e quando poi il libro va da solo nel mondo è da una parte spaventoso, perché una parte di te è alla mercé di tutti, e se tu sei onesto, anche intellettualmente onesto, devi accettare critiche e giudizi positivi, negativi, in egual misura. Se non lo sei e parti con l'idea, ho scritto un libro, quindi sono uno scrittore, e qua possiamo aprire un dibattito quasi infinito, allora ti fai il sito .it.com.eu.biz, quello che ti pare, .org pure, convinto che tutto ti sia dovuto perché hai scritto un libro. Io penso che tutti noi, chi scrive, chi disegna, chi fotografa, chi fa qualcosa mettendosi in mostra in qualche modo, è un po' è un po' supponente, no? Ha sempre l'idea che quello che scrive o fa comunque susciti interesse negli altri. È vero? Perché comunque gli altri si interessano, sì, a quello che facciamo. L'idea, la speranza, sì. Esatto. Sì. Tutto sta a calibrare bene questa, sì, questa emozione. Poi dalla speranza alla supponenza... sì. Il confine è molto leggero. Esatto. Ma è la colpa un po' anche spesso degli adulatori che ti circondano, esatto, e che alla tua prima esperienza ne approfittano, per tornare al discorso di chi riesce a lucrare su questo sogno, su questa attività di per sé infruttuosa, perché se inizi a farlo per guadagnarci sei già bruciato in partenza, se quello è lo scopo. Oppure devi essere davvero un genio del marketing, devi essere davvero un esperto di web marketing, eccetera, per cui non hai davvero scritto nulla, non c'è contenuto nel tuo lavoro, ma riesci a venderlo talmente bene, gli americani sono maestri in questo,
che davvero con se vuoi farci soldi li fai, cioè se quello che davvero vuoi nella tua vita sono i soldi li fai, come la mia teoria è questa, come tutte le altre cose. Se invece quello che vuoi è emozionare, ecco, quella parola chiave per me è questa. Il motivo per cui si scrive è emozionare, tutto il resto è un po', come dicevi tu, un po' vanità, è un po' anche sì, voglia anche di farsi leggere, voglia di dare un messaggio, ma tu poi chi sei per dare questo messaggio? Potresti chiederti perché devo darlo io, magari i giovani sanno benissimo che leggere è importante, chi sono io per andare a dire a loro che leggere è così bello. Un po' c'è questo, ma un po' c'è davvero un istinto, una forza così forte, così primordiale, così istintiva dentro di te, che qualsiasi cosa succeda davvero non riuscirà mai a sminuirti. Guarda, io quello che ho capito in tanti anni è che anche le persone che ti amano attorno a te non riescono davvero a darti un consiglio giusto e a sapere davvero quello che ti rende felice per fare un discorso di musica, o comunque quello che ti appassiona davvero e che fa bene per te. Lo puoi scoprire soltanto tu con le tue mani e le tue forze. La scrittura è proprio questo, la scrittura è avere il coraggio di fare, di scrivere, appunto, di mettere nero su bianco quello in cui davvero credi. E quindi, per tornare al discorso dei libri, dei primi libri, dei primi siti, dei primi autori, eccetera, non è che io creda che ci siano libri sbagliati e libri giusti o libri belli, libri brutti. Allora tu dici, magari il libro che ha scritto un youtuber fa schifo, un libro che ha scritto un professore universitario è da leggere. Non è tanto così semplice, nero e bianco, sì. C'è anche un grigio molto importante, così come nei libri la parte grigia è spesso quella più importante. E credo che qualsiasi libro fatto con onestà intellettuale, onestà con se stessi, con chi poi ti leggerà, di per sé è un libro giusto, è un libro che può essere bello o brutto a seconda di chi lo leggerà, è ovvio, ma che dentro di sé è giusto, ha il motivo di esistere, ha un motivo di essere al mondo. Mentre invece qualsiasi libro fatto per altri motivi, per altri scopi, scopo di marketing, scopo di guadagno, scopo di lucro, guarda adesso per esempio con questa situazione che stiamo vivendo, ti pare che sia possibile, normale, che in una settimana siano usciti 4, 5, 6 libri sul coronavirus scritti anche da... È folle, follia. Non parlo per carità del saggio, dei saggi scritti dai luminari, dagli scienziati, dai medici, che magari danno anche consigli utili, ma ti ripeto, di tanta immondizia che è uscita in una settimana, in due settimane, quindi ti spiega tutto. Un libro purtroppo fisicamente è anche un prodotto che viene messo nel mercato, e il mercato è ovvio che è pieno di imbroglioni e di gente disonesta, per cui anche l'editoria e anche la produzione di libri rientra in questo ragionamento, purtroppo. Guarda, io un paio di giorni fa ho scritto su Facebook un post dicendo che non sono disposta a valutare libri autobiografici del tipo La mia quarantena, no? Della serie Le mie prigioni. Ecco, è una cosa che proprio veramente mi disgusta, perché non ha senso, ecco, è proprio veramente... Sì, guarda, apprezzo molto di più tutti coloro, sia privati, sia aziende, sia appunto case editrici, ad esempio, che stanno mantenendo un dignitoso silenzio, una dignitosa pausa nella loro attività, nella loro produzione, sì. Promozione, soprattutto osservando quello che succede in attesa che la situazione migliori. Assolutamente. Con un semplice messaggio sul social, sul sito, in cui si spiega che, come ha fatto Giordano Criscuolo di Eretica, ad esempio, si spiega che si osserva appunto il periodo di quarantena, eccetera, e non c'è proprio niente di più encomiabile, è umano, è semplicemente umano, soprattutto etico, umano, certo. Sì. Io allora, ci eravamo ripromessi di stare sotto i 40 minuti, ma li abbiamo già praticamente superati, okay. Siamo 38 e rotti. Comunque, un messaggio da parte di Senza Barcode, di CDL Editore, che è il nostro editore che cura la nostra colonna editoriale per articoli liberi. Il 27
il 28 e il 29 noi ci dovevamo trovare all'Eur di Roma per Flowers and Food, per una fiera molto carina, molto divertente, dove avremmo fatto una consegna simbolica di libri a articoli liberi. Questa cosa non è possibile, ma io e l'editore invieremo presto dei libri. Nino Bozzi, che è l'editore, il titolare di CTL, mi ha detto che ha già un paio di scatoloni, quindi un paio lui, noi di Senza Barcode ne stiamo raccogliendo altri. Io personalmente ho un libro, una ventina di copie arriveranno a voi, ho una raccolta di poesie che spero possa interessare a articoli liberi, se vuole pubblicarla la do completamente a voi, e invito tutti i nostri, perché tu fai parte della squadra di Senza Barcode, ascoltatori e lettori, a capire cos'è articoli liberi e farne parte, perché non è elegante in questo momento che sia tu forse a raccontare cos'è articoli liberi dopo tutto ciò che hai detto, ma è l'esatta risposta, trasposizione, quello che volete, ma è esattamente ciò che Frank ha detto fino adesso. La nascita di un breve dialogo sulla felicità arriva ad articoli liberi, cioè l'esatta risposta è l'altra faccia della medaglia. Quindi tanti applausi e onore a te e a tutti voi che state facendo questo meraviglioso lavoro. Il 27 di marzo sarà per noi un piacere trasmettere questa conversazione, sarà su tutti i nostri canali video, andrà in diretta andrà come premiere di YouTube e di Facebook come video, e dalla nostra web radio andrà poi su Spotify, su Amazon Prime, su Amazon Alexa, scusatemi, su tutti i canali lettori di podcaster. Insomma, andremo a diffondere il nostro messaggio. Io resto a casa, tutti noi dobbiamo restare a casa, perché uniti si vince, solo esclusivamente uniti. Uniti con la Francia, uniti con Salerno, uniti con Milano, uniti con la Liguria, dove eravamo con Giulia, eravamo ad Aprilia con Simone, andremo a toccare altre città e altri posti. Senza Barcode nel suo piccolo, piccolissimo, cerca di dare un contributo e di partecipare in qualche modo nelle vostre case, dalle nostre case. Quindi Frank, grazie ancora per quello che hai fatto, grazie per quello che stai facendo e che farai, e grazie di essere stato con noi. Grazie, a presto. Un saluto a tutti. Ciao, a presto.